Se sai far bene la spesa, il ristorante più buono del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, amici della cucina, amici della 7, amici anche del pubblico sempre presente. E amici e nemici, perché si fanno anche dei nemici facendo i giudici, no? Fiammetta Padda. Sì, è vero. Riccardo Rossi. Chiara Masi. Me li tengo stretti, stretti. Voi teneteveli buoni perché vi giudicheranno. Chi giudicano oggi? Puntata speciale. Pina da Palermo. Cesare da Palermo. Dalla stessa casa di Palermo, perché sono marito e moglie. Sì, quindi sfida nella sfida. Lo sapete come funziona, sono quattro le sfide. Tre danno punti, la prima no. Però chi vince la prima, ovvero questa, sceglierà il piatto e l'ingrediente della prova successiva. Perfetto. Tu sei molto sicuro di te stesso. Ti Ma vedo. No. Prima prova, manualità. Zeste di limone a julienne. Facili. Con un pelafatato e un coltellino si fa presto, infatti vi do solo un minuto, via! Tra l'altro nel sud Italia, dove si fanno anche i canditi, si fanno anche le zeste candite, che sono un po' diverse, a me piacciono quelle con il sughetto, quindi zeste. Chi le volesse... Sì, la buccia del limone, della grugna... Ah, quindi no, io ho sempre pensato che si dicesse la tedesca, zest... Invece può dire zest. Anche zest, però siamo in Italia, zest. Io comunque ho delle intuizioni felici, detto. Feline direi guarda. Feline. Quindi se uno lo volesse fare a casa, per esempio quelle che si lasciano sciroppate, che si usano anche nei piatti salati, si parte da acqua fredda con le bucce dentro, già tagliate, si porta ebollizione, si cambia l'acqua, si riporta ebollizione, si cambia l'acqua per tre volte. E poi si fa acqua e zucchero e si fanno sciroppare dentro e si lasciano sotto sciroppo. Quindi sono, non sono quelle dure e asciutte, ma sono quelle tutte morbidine che anche su un piatto di pesce danno quello zing che piace a Fiammetta. Quello zing. Ne bastano poche. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Su, tanto questa prova serve soltanto a vedere... Dove me le metti? Sì. Dai, su, su, su. Eccolo qua. Dai, le apriamo un po'? Sì. Pina vince la prova di manualità. E ho detto usa il pelapatate. Vabbè. Allora, risotto in bianco o polentone, che è detto a un palermitano. Certo. Risotto in bianco. Ecco, non ho dubbi. È risotto in bianco, il piatto per la prova di abilità. Detto così suona male risotto in bianco, però purché sia bianco con tutto quello che può dargli sapore dentro. E lo trovate in dispensa. 30 secondi per prendere tutto. Ok. Perfetto. Via. Vado. Risotto in bianco. Allora, più facile della ricetta che vi darò oggi non troverete niente. Per 4 persone, 380 g di riso carnaroli, 200 g di buon pecorino romano grattugiato, pepe nero del mulinello di buona qualità, pochissimo sale e un cucchiaio di crescenza. Acqua calda. Basta. Questo è il risotto che potete fare tutti col frigo che ulula. 3, 2, 1, 0. Non usi il burro, vero, per mantecarlo? Magari. Nel caso. Grazie. Dai. Questo ti costerà caffè caro. Pagato. Ah. Voi avete addirittura 12 minuti per farci il risotto. Via! Parlando con un palermitano devo farti questa domanda. Prego. Posso colloquiare con tua moglie? Sì. Perfetto. Si sa mai. A voglia. Carapina, che fai? Allora, innanzitutto peliamo la cipolla, la grattugiamo sottilmente, la rosoliamo con un po' d'olio. Scalogno, eh? Uno scalogno, perfetto. Sì. Sì. E dopodiché mettiamo il riso a tostare, lo sugniamo col vino
e aggiungiamo i pezzetti di finocchio che ora farò saltare. Allora mi serve. Ti ho acceso questa. Il fuoco, eh? Sì, grazie. Sei bravo perché mentre cucini mi spieghi e questo non è facile. E anche questa cosa della grattugia che fa molto casalinga. In realtà io che da chef dovrei dirvi, ah, il coltello, certo, benissimo. Però serve... se uno non ha tanta manualità, esatto, meglio la grattugia che la fa fine che tagliarla, sì, grande, sì, e fare il risotto anche in bianco che sa di cipolla. Io non amo molto sentire la cipolla, mi piace, però non deve essere, non deve sentirsi tantissimo. Nemmeno tanto alla giuria, quindi dosi moderate e utilizzi l'olio e non il burro. Un po', faccio un misto sempre per i miei risotti. Ok. D'olio e un po' di burro. Allora, io so che tu hai un pochino di ansia da Riccardo Rossi. Ma non allora. Mi hanno tradito. Okay. Perché volevo che rimanesse, insomma, non farglielo sapere, ma magari tanto mi guarda così. Se la guarda così. No, mi guarda un po' male. Ascoltami. Per fare impressione su Riccardo Rossi, sì, basta poco a voi. Basta non esagerare con troppi fronzoli, ma metterci sostanza. Sì, ma... con il pecorino o con il formaggio. Sì. E beh, insomma, anche se tu quello... non lo usi, ma qua c'è un bel formaggio Taleggio, uno dei grandi formaggi italiani, altro che andare oltre Alpe. Ecco. Uno che formaggio che ha vinto un sacco di premi. Questo lo dico perché io sono per il Made in Italy. Poi, prima di passare da Cesare, mi dice anche che ci metti il formaggio, quindi per mantecare. Sì. Questo cos'è? Speck? Speck, sì, okay. Va tagliato adesso a listerelle. Benissimo. E poi vedo che hai finocchio sia, sì, crudo, sì, che sbollentato. Sì, questo dobbiamo fare così. Lo saltiamo anche un attimino. Ok. Perché il risotto col finocchio spesso sembra un po' anemico, però in realtà se poi si usa anche il finocchietto, sì, sopra, viene, sì, fuori un bel profumo. Il finocchietto perché ha un aroma particolare, quindi gli dà anche un po' più di consistenza e di sapore. Guarda. Aspetta. Pina, ti tiro fuori un paio di coltelli, sì, che spesso qua sembrano nascosti. No, 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 ma li ho visti. Ok, vedo che lavorate sempre con le cose piccole. Li ho visti, Cesare, quindi... dimmi. Che famo? Famo un risottino con il pesce sciabola o spatola o nastro d'argento. Ah, ne abbiamo parlato qualche giorno fa di questo pesce, abbiamo detto come si pesca. Come lo utilizzi? Lo utilizzo con tutti gli agrumi di Sicilia, con il limone, con l'arancia, uvetta, pinoli. Però eccolo. Ho bisogno del tuo aiuto, sì, se troviamo dei capperi in giro. No, allora aspetta. Per queste cose, visto che c'ho già un caffè pagato, se ci metti dentro anche una granita e una pastiglia... Sarà fatto. Vai, non utilizziamo l'aiuto... Vediamo se recupero qualcosa io. Va, oggi sono proprio buono. La moglie e marito non mettere il dito. Perché il capro era sparito, però. A proposito di pesce, so che un pesce da te pescato è stato galeotto per la vostra storia. Non solo uno, più di uno. Ah, racconta. Perché in gioventù facevo un po' di pesca subacquea. E avevo il piacere di portare alle mie fanciulle il pesce. Fanciulla. Prima le fanciulle, poi alla fanciulla con la F maiuscola. Stiamo parlando di Pira che già c'ha il mestolo in mano, ti conviene. No, anche il mattarello ha portata di mano. E quel pesce fu galeotto. Perché avete preparato una salsa insieme. Esattamente. Quanti anni avevate? 25, io 22, lei. Ah, ok, no, stavo per dire, se l'ho sbagliato l'età. Un fiore rovinato da un pescatore subacqueo. Un fiore. Ti la ricordi la ricetta? La ricetta cioè, è... il piatto cos'era? Sì, del pesce. Sì. E beh, quello nostro tipico, cioè proprio con i pomodorini, molto, molto semplice, però penso isolano. Ok. Quindi pomodorini saltati, i capperi, allora, il profumo dei capperi, del prezzemolo, dell'aglio. Faccio una domanda a cui puoi rispondere a me anche, sì, nell'orecchio. Ma poi sto pesce l'avete mangiato dopo o l'avete lasciato lì? Prima l'abbiamo mangiato. Ah, bravo, perfetto, potevo sapere questo. Comunque abbiamo consumato. Non so il se pesce, il piatto, il pesce. Bene. Sì, sì, il pesce, il pesce. Furbo, eh? Allora, sentiamo questo risottino. Vado subito. È un risotto in bianco vero e proprio, quindi non ha fondo di cottura, soltanto una noce di burro o un filo d'olio se volete metterlo. Si tosta il riso a fiamma molto alta per 2 minuti e poi si comincia a bagnare con acqua bollente, leggermente salata,
oppure con un brodo vegetale purché sia leggerissimo. Ho fatto un risotto in bianco vero e proprio, mantecato. Alla fine, soltanto gli ultimi 3 minuti di cottura, si toglie dal fuoco e si aggiunge il pecorino, la crescenza che serve a dare un po' di acidità e cremosità e poi abbondante pepe nero. È un cacio e pepe vero e proprio, fatto con il riso e il suo amido. È anche piuttosto leggero nonostante che sia saporito. Bravo. Allora, qua di solito partendo sempre da Chiara per fare il giro io sono costretto a convergere verso destra perché il risotto in bianco per eccellenza è il risotto allo champagne. Sì. Era il risotto allo champagne. Fiammetta è l'esperta. Fiammetta deve solo dire quale champagne è stato utilizzato per i vari risotti che ha mangiato. Non troppo acido. Quindi non uno champagne di solo Chardonnay. Ecco, non solo Chardonnay, per favore. Ma anche con un po' di Pinot Noir, in maniera che sia più aromatico. Certo. O con un pas d'osage si potrebbe fare, magari. Un pas d'osage. Comunque, non è scrivi, vero. Scrivi, cioè fai un libro. Pas d'osage. Cioè paro? No, dosaggio zero, zuccherino. Ah, avevo capito, paro dosaggio. Uno della parte e uno dell'altro. Comunque non è vero che il risotto in bianco sia un risotto punitivo, anzi, se il riso è buono ed è fatto bene, è una cosa in purezza stupendo, no? Solo con burro, se il riso è buono. Riso buonissimo. Un buon pavese. Riso pavese, anche vercellese. Vercellese. Ah, magari anche invecchiato, vi do un consiglio. Va bene, millesimato giustamente, così perché il riso tiene millesimato, ci mancava solo questo. C'è le riserve anche per il riso. Ma veramente, no? Cioè quando certo. Le mondine sono già stramorte, di quelle che l'hanno colto, diciamo, no? Ci sono delle confezioni in barattolo metallico sotto listate vuoto. Listate a lutto. No, dai, su, una battutina. È fantastico, no, costa no. Anche un po' per essere un riso, ma ma viene tenuto in silos a temperatura controllata, in maniera che invecchia e dopo resta un po' cristallino all'esterno, assorbe molto bene il condimento. Anche il riso e poi un bel parmigiano vacche rosse. Se lo trovi. Ok. Quindi 3 ingredienti purché sia più però. Una magnum dello champagne, più costoso del mondo, però pas d'osage. Ho capito? Vabbè, io andrei. Allora andiamo su una bolla italiana. Bravo, un bel franciacorta. Magari un franciacorta se vuoi. Un franciacorta, dai, per anche dire. Quello però. Potete rovinare tutto questo soltanto con una cosa. Usando il brodo liofilizzato. No, per favore. Meglio l'acqua calda. Cipolla. Esatto. Ecco. No. Esatto. Bene, mi è piaciuto questo intervento di Fiammetta. Chiara. Allora, mantenendo buone le cose che ha detto Fiammetta, quindi ingredienti assolutamente selezionati e buoni, io ti direi in bianco, quindi con asparagi bianchi. Asparagi bianchi e magari mandorle tritate sopra, croccante, magari leggermente tostate. Fondo di cipolla? Un fondo assolutamente di cipolla. O di cipolla o di scalogno, grattugiata come ha fatto lei, o anche a filetti sottili, tipo a julienne, e rimane assolutamente bianco e l'asparago diventa una sorta di crema. Formaggio dentro? Formaggio io non lo metterei. Okay. In purezza, asparago bianco. Io sposo il tuo con l'aggiunta di quattretti di salsicce sbriciolate sopra. Allora ti dico questo, sai che il mio, tu che hai dato una ricetta romana, sì. Se lo trasformi aggiungendo nel fondo un pochino di guanciale, no? E a fine cottura, quando è pronto, prendi 2 tuorli d'uovo bolliti, quindi uovo sodo, e sgrani con le mani il tuorlo all'interno, sì. Ti fai una carbonara di risotto. Dai, proviamo, perché risotto no? Risotto alla carbonara. In casa Rossi comincia a crearsi un manuale nuovo con nuovi sapori. Allora, Cesare. Il pesce si chiama sciabola. E questo ci siamo. E allora deve essere guarnito con la sciabola. Ah, fantastico. Vi dico che avete 1 minuto e 10 secondi per finire il piatto e metterlo sull'alzata. Qua invece stiamo mantecando con finocchietto. Sì. Mi piace perché comunque siete rimasti molto sul territorio, sì. E secondo me è la scelta migliore. Ricordo alla nostra giuria che il fondo di sapore era dato da, quei dadini sono? Di speck anche quello? Sì, speck sì, anche sì. Quello, mentre lo speck a fette lo ha rosolato e lo ha tagliato piccolino, sì. Come guarnizione salina. Sì, infatti. Dentro il risotto ci sono finocchi bolliti e sì, finocchietto, sì, sì, sì. Mentre il finocchio perfetto. Crudo lo sta affettando. Avete 30 secondi però, Io preparerei già il piatto. Sì. Dieci secondi.
4, 3, 2, 1, stop. Velocemente dentro. Cesare, metti il piatto sull'alzata. Eccolo qua. Un po' liquido. Basta, ti tolgo il piatto, eh. Conto fino a 3. 1. Oh, mamma mia. 2. 3. Faccio così non perché voglio essere cattivo, ma perché magari, che so, fra moglie e marito c'è stata alcuna scommessa nella sfida. Certo, non lo so, magari non ce lo dicono. Allora, questo è il risotto di pina, che ha utilizzato finocchio e speck. Scotterà un pochino, presumo. Molto. E la trasmissione viene sospesa. Allora, io quello che apprezzo molto in questo piatto è il rispetto che hai avuto per gli ingredienti, perché sono pochi ingredienti ma si sentono molto bene tutti, e c'è questo speck che dà un valore aggiunto, ovviamente, perché dà il sapore vero e proprio al piatto. Sentire Simone Ruggiati che fa snort. Beh, per essere un riso in bianco, viva la faccia, molto bene, è molto carina questa cosa di finocchio e speck, un buon abbinamento, anche perché uno dà il sapore, lo speck è anche un po' di affumicato, il resto comunque rimane molto light. Io li conosco bene questi due sapori perché, come sai, sono due straordinari ingredienti, maiale e finocchio stanno divinamente insieme nella porchetta soprattutto. Esatto, colore molto carino, leggermente un po' all'onda, no? Un pochino. Sì. Si sente molto l'affumicato e in retrogusto arriva il finocchio, che è molto piacevole perché controbilancia. Sai come, cosa mi piacerebbe bere con questo risotto qui? O una birra che combina con l'affumicato, oppure forse un vino dolce. Ok. Passiamo al risotto di Cesare, che, permettimi Cesare, appena adesso era, permettimi, cerco di farlo per te, appena vista la presentazione qua delle due spade, io vi direi di fare questo, perché sì, tu hai aspettato un attimo, e così tipo ti servi. Queste le regaliamo al pubblico, fatene buon uso, eh. Tenta Chiara, che poi scotta e piange. Ho preso volutamente la zesta di arancia insieme perché dà un tocco di amarognolo che secondo me in questo piatto ci sta molto bene. Si sente bene l'agrume, l'hai spremuto anche all'interno. Sì. Si sente molto bene il pesce anche in abbinamento, però ti dirò, il valore aggiunto secondo me è dato proprio dall'agrume, perché dà veramente un tocco in più sia all'amarognolo della buccia sia al dolce ovviamente del succo. Mantecando anche questo bene, c'è un po' di acquetta, ma è solo per... Secondo me quell'acquetta è... Ora, non voglio influenzare, però è giusta per un motivo, perché magari servito in un... È svelto il piatto. In una fondina sarebbe stato perfetto, perché mangiandolo poi si automanteca. Io prendo invece il pesce, pensa che pazzo. È molto buono. C'è un sapore che mi fa la menta. Molto fresco, presumo, a vederlo così. Buono, e il pesce dentro proprio interessante. Complimenti. Signora, anche a lei è andata bene, eh? È andata bene. Ho preso tutto. Beh, qua ti ho lasciato questa a sto punto. La zesta. Che mi hai lasciato? La zesta, con una simpatia, ecco. C'è attenzione in Cesare. È interessante perché si sentono sapori diversi man mano che arrivano al palato. Prima
arriva il salato del cappero, poi il fresco della menta e alla fine l'aromatico delle bucce. Un risotto molto siciliano, abbastanza insolito, no? Allora, quello che vi è piaciuto di più me lo dite col gessetto. Prima quello di Pina, finocchio e speck. Brava. E poi passare a Cesare con sciabola in agrodolce. Sono molto d'accordo con i giudici. 14 a 12 per Cesare. Bravo. Lui per me, Cesare. Tranquilli, ora potete litigare, pubblicità. Eccoci qua, tornati in studio. Voi a casa attentissimi perché le ricette di oggi sono partite veramente bene. Pina sfida suo marito Cesare. Cesare l'ha battuta su un risotto per 14 a 12 e Cesare sceglie tra Luganega o salame di felino. Due grandi prodotti italiani. Oggi sono così. Luganega è un po' più sudista. Non facciamo discriminazioni. Vabbè, okay, dai. E la Luganega è l'ingrediente per la prova di creatività. Luganega. Si può buttare sulla griglia o farci un piatto creativo. Voi dovete far quello. Come sempre, 30 secondi per la dispensa. Ricettate. Via! Allora, ti aiuto, guarda. Pina mi esce. Ti do una mano, sono questi gli ingredienti. Allora, Pina esce con porro, limoni, scalogno, cipolla bianca, farina. Io burro, prugne secche, vino rosso. Poi... Cesare esce con... Che formaggio è? Pecorino? È una toma, sì. Una toma. Latte, pomodori verdi, basilico, scalogno, zenzero. Pina stuzzicadenti, sì. Latte sulle mani, pinoli, stop! Fatto. Stop! No, non mi serve. Hai visto? 11 minuti, via! Vengo subito da voi, così. Prima hai detto sull'altra prova un po' di salsiccia sbriciolata, ora eccoci ce l'hai. Eccoci qua, questa Luganega, che è una salsiccia tipica del, dicevamo, no? Dicevi? Del? Che vuol dire la salsiccia? Nord. Nord. No. Nord. Nord. Veronese. Nord. Nord è un po' da tutte le parti. Sì, sì. Diffusa. Da tutte le parti, utilizzata spesso come così, come guarnizione. No. Come così, cioè che te la metti un po' come uno sciame. Allora, faccio come dici te. Così ti la metto e vedo se sbaglio o no. Inverno, freddo e nebbia, sì. Risotto, amarone, mamma. Radicchio e Luganega. Ah, ragazzi. Ho visto gente crollare sul tavolo piangendo con questo piatto. Magari abbinato con un bel bicchiere di ripasso. Ma il bicchiere di ripasso, aspetta. Ormai glielo faccio apposta. Ma cos'è il bicchiere? Uno è un bicchiere usato da altri, presumo, no? Bicchiere di ripasso, che vorrà di? L'amarone si utilizza per cucinare, che è un gran vino. Poi sì. C'è l'amarone ripasso, cioè Valpolicella ripasso, amarone. Amici, questo blocchetto vale molti soldi, perché qui dentro sono tutti i trucchi di Simone Ruggiato, Chiara Maci e Fiammetta Fadda. Magari un giorno lo potremo anche pubblicare, chissà. Sì, proprio questo, cioè l'originale, lo portiamo al Louvre. Dopo vengo anche da Chiara e Fiammetta, adesso cerco di capire cosa fanno. Cesare. Allora, io sto facendo sciogliere questo caprino, questo formaggino leggero che si riporta alla Basilicata, perché la Luganega è la Lucania. Lo sto riportando un po' indietro, un ritorno alle origini di questo. E per assonanza, per cacofonia, metterò il basilico e questa piccola tomina che insomma ricorda per questo che mi hai detto che la Luganega è anche più sudista. E infatti l'origine è quella, i soldati romani portarono su al nord a quanto pare questo nomignolo. Sì, no, lo so cosa sta per dire Chiara, che comunque si usa tantissimo nella cucina sì, del sì, nord. Nel nord si usa di più nel nord, soprattutto in Lombardia. Sì, sì. Comunque
dimmi come la esalti, quindi fai una sorta di fonduta. Faccio usi una anche sorta il latte? Di fonduta, sì, ora metterò un pochettino di latte e poi metterò questa luganega che salterò su questa padella, la carcererò con dei disegnini e di pomodori? Questa fonduta. Pomodori, vediamo di farli un po' saltati o fritti accanto. La cancelleremo. Carcereremo, cioè gli fa le sbarre, insomma. Gli faccio le sbarre, la metto in galera. Allora, Pina, ti faccio un po' di spazio, che meglio si lavora, meglio viene il piatto. Prima regola, dopo l'igiene. Allora, il porro dove lo metti? Devo un attimo saltarlo per poi guarnire il piatto. Allora, cos'è che sta cuocendo? Allora, questa è una crepe. Sì? Quindi certo. Uovo, latte e farina. Sì. Una crepe dove poi avvolgerò la luganega. 30 secondi. Dove avvolgerò la luganega? Sì. Ok. Intanto facciamo saltare la luganega. Ok. Beh, ci sono dei bimbi, no. Allora, e passiamo a quindi frullare. Quindi fa un cannolo con all'interno la luganega. Sì, perfetto, okay. Infatti. Allora, sto frullando. Quindi la luganega ti servirà dritta poi? No, viene adagiata su un piatto, sì. Dimmi solo cosa frulli. Allora, delle prugne secche, naturalmente denocciolate, prima. Lasciate ammorbidire, insaporite nel vino rosso. Dopodiché questo mi servirà per fare una composta, una salsina da adagiare vicino alla crepe con la luganega e quindi darle anche un tocco, un sapore un po' dolce, visto che la luganega di solito è un salume, una salsiccia, quindi qualcosa di piccante. Mi è venuta in mente questa cosa un po'... Oddio, di solito si abbina. Piccante non direi. Come? Piccante non direi, o perlomeno... La luganega? Saporita quando si cuoce, che si scioglie il maiale. Ti ho parlato di pasta, facciamo una mezza manica come tipologia di pasta. Il sugo si prepara così: cipolla tritata finemente, olio e una noce di burro che vanno insieme a bassissima temperatura per almeno un quarto d'ora. Quando è trasparente si aggiunge del radicchio, meglio se è un radicchio tardivo, tagliato a pezzettoni. Si fa abbrasare 5 minuti sale e pepe e si aggiunge un pochino di vino rosso, un buon vino rosso, serve un vino corposo. La salsiccia, la luganega, la rosolate a parte, sbriciolata con le mani, in modo che diventi croccante e non lasci tutto quel grasso. Servirà un piatto saporito, ma piuttosto leggero. Aggiungete la salsiccia cotta al sugo e ci saltate la pasta, che deve essere scolata a metà cottura. Deve lasciare l'amido in padella. Finite con una spolverata di grana grattugiata e avete un grandissimo piatto invernale. Allora, avevo tralasciato Chiara e Fiammetta. Allora, da Chiara, come sempre, vorrei una visione veloce. Della... Infatti, io stavo pensando ad un involtino un po' sullo stile della sua crepe, però un involtino al posto della crepe utilizzerei una verdura tagliata sottile, tipo una melanzana o una zucchina anche, da fare con un involtino con all'interno la luganega e un formaggio a pasta dura. Ok. Fiammetta, luganega. Devo dirti che io non sono una grande appassionata della luganega. Suggeriscimi tu una cosa che potrebbe piacermi. Seduci fatta Fiammetta. Con la luganega. Allora, fallo tu, perché... detto così, Fiammetta, ti tiro fuori un ricettario in 5 minuti. Sì. Facciamola, ti do la ricetta io, di quella dell'ultimo minuto, un po' goduriosa. Si taglia per lungo, ok? Si lascia la pelle esterna e si piastra in padella con un filino d'olio. Non servirebbe, ma la rende molto più croccante. Ok? Prima prende la consistenza da un lato, si toglie la pelle e si gira sull'altro lato schiacciandola. Poi prendete un bel filoncino di baguette. Lo spalmate con un bel po' di senape. Quel porco di Simone Ruggiati. Scusa, proprio te lo sei meritato. Ci mettete delle zucchine grigliate che potete fare nella stessa padella dove è cotta la luganega, così si insaporiscono. Sì. La luganega sopra. E poi una bella composta di cipolle rosse. Chiudete. Te lo mangi davanti alla televisione. Invitiamo Riccardo. Esatto. Anche. Quelle sono le porcate buone, esatto. In senso gustose, ma non porcate, perché il cibo è buono. 100% da mangiarsi da soli. Bravo. Davanti alla televisione. Birra in abbinamento. Ok. Chiara ci ha dato la ricetta del devo finger. Bravo. Mentre qua a 3 minuti dalla fine, capito? Cesare, 3 capito? Minuti. Ce la facciamo. Allora, una cosa mi ha colpito di questa coppia.
il fatto che per la prima volta mi dicono che vanno d'accordo i fornelli, cioè tutti ci dicono no, io devo cucinare da solo, loro cucinano insieme, cioè a quattro mani. E io tempo fa ho scritto un decalogo sullo show cooking, cioè lo stare insieme in cucina non era una cosa strana, era proprio il cucinare insieme, le regole per farlo. Quindi ve l'aprite una bottiglia di vino prima di iniziare a cucinare? Cioè mettete un po' di musica. Sì, lo facciamo. Capita. E allora di cosa potete discutere mai? Succede mai che litigate? Certo. E allora, e come fate poi se litigate alle 7? Allora di cena. Succede? Cucinate. Davanti a un piatto poi si riconcilia. Vedete, amici di Cuochi e Fiamme, cosa fa la cucina? È vero. E poi un'altra cosa, entrambi sono perfettamente in tempo e a me questo piace. 1:45 per l'esattezza. Ah, ora ho capito. Una sorta di finto dolce, o perlomeno a me dà quell'impressione, ovvero una crespella che potrebbe essere dolce con una fonduta di cioccolato e delle mandorle tostate. Invece è una crespella salata con la luganica tostata, il porro fritto e una composta al momento di prugne secche e vino. Col pinolo poi sembra davvero un dolce e ci piace. Qua invece, sempre lasciata in purezza, come piace dire a me, tostata la salsiccia con questa fondutina goduriosa di latte e toma. Con un pochino di pomodoro verde, che è molto fresco, rosolato in padella per pulire, diciamo, dalla grassezza. Il basilico l'hai messo anche nella fonduta? No, un po' di noce moscata. Ok, quindi è solo decorativo? Solo decorativo. Ok. Ci siete pronti? Volete metterlo sul piatto, sull'alzata? Dove l'hai usata la cannella? Nella composta? Sì. Ok, posso, Pina? Sì. Posso, Cesare? Va. Fantastico, un applauso, 30 secondi di anticipo, bravi! Bravi, 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 bravi. La giuria è ben disposta, forza. Che bello. Metti il coltello così non urlo niente. Ma che non ho fatto niente. Ma io lo sento. È un ultrasuono. Così. Beh, intanto idea meravigliosa, devo dirlo, perché a vederla sembra davvero un dolce. Questa finisce sul blog, sì, guarda questa, se... infatti ma molto. Li conosco, i polli. È buonissimo. È un'idea geniale, secondo me, perché... Allora, la prugna, ero incuriosita da questo fattore della prugna, da quella dolcezza che si sposa benissimo, nonostante la luganica non sia piccante. È un abbinamento comunque perfetto e c'è questo porro tagliato finemente che rimane molto croccante, che insieme al pinolo dà quell'elemento in più. Molto, molto buona. Giusto? Il porro è una verdura che contiene tantissimi zuccheri, è per questo che è molto difficile da friggere, bisogna trovare la giusta temperatura, altrimenti si passa direttamente alla caramellizzazione. In questo caso potrebbe essere un dolce amaro, sì, che fa lo stesso contrasto del piatto. Beh, io non ho mai mangiato un piatto del genere, devo dire. Molto buono, è proprio... sembra un piatto... Sei pronto? Danese. Io sono un genio. Quando parlo così... È un piatto dell'alta Danimarca. Che potrebbe, probabilmente sarebbe servito magari addirittura a colazione, un piatto del... Sì. Da brunch, infatti, questo qui. Complimenti. Posso, ti ammetta? Certo. Adesso, perché me l'avevano scomposto, non c'era più questo effetto che volevo vedere, effetto dolce. Sì. Effetto, ecco, perché... Sono i dispetti di Chiara Maci. Questo doveva restare così, no? E quindi questo è uno di quei piatti contemporanei nei quali si crede che sia una cosa e invece è un'altra. Una volta si diceva nell'alta cucina che
è del gran cuoco il film La Meraviglia, cioè ti deve stupire. Vediamo. Segna. Beh, tutta la frase. Questa te la puoi far tua. Sì, ecco. Non gli è piaciuta, non la no, segna. No, nel senso che La Meraviglia... La sorpresa. Ah, in quel senso. Non la meraviglia, la sorpresa. La sorpresa. Beh, è un piatto molto divertente. Ah. Anche sapiente come cottura, perché riuscire a fare la cipolla, il porro così, è notevole. Mi piace anche questa un pochino bruciacchiata. Sì. Adesso posso dirlo. Dopo i piatti che avete fatto prima non mi sarei mai aspettato un gusto del genere. Vuol dire che hanno un menù variegato a caso. È vero. Buono. Piatto di Cesare adesso. Di Cesare, luganica con questo... Con questa fonduta di toma. E dischi di peperoni. Pomodori verdi. Pomodori verdi fritti alla fermata del treno. Allora... Qui la cottura è assolutamente in purezza, come dice lui, nel senso è molto semplice la cottura. Quello che apprezzo di questo piatto è non aver esagerato e abbondato con la fonduta, perché l'hai tenuta come accompagnamento, come salsa di accompagnamento, ed è assolutamente equilibrata. Se ne avessi messa di più avrebbe coperto assolutamente il gusto della luganica. Quindi buono, e il pomodoro sa anche molto bene perché rinfresca. Addirittura da poter mettere anche a parte forse. Sì, ma lo zenzero l'hai usato? No. Non l'hai più usato? No, meglio. No, perché? Grande. Ho messo la noce moscata nel... Bravo, apprezzo non averlo usato. Va bene, prendo questo pezzetto già pronto e un disco di peperone che sembra tanto un pomodoro verde fritto. Buonissima. Questa è una coppia fortunata. Ad essersi incontrata con quel pesce galeotto. Hai capito? Una coppia ben assortita che si diverte a tavola, che fa pace a tavola ove ci sia stata qualche discussione. Complimenti. Grazie. Complimenti. Anche perché vazzi a litigare con Pina, che ha detto che c'ha il mattarello a portata di mano. Esatto. Certo, è un piatto dove. Con le calorie non scherziamo, No, ma infatti dopo cuochi e fiamme, dopo, vedete, voglio dire, ci manderanno tutti in una clinica, ma... e da lì faremo una... Quale tipo di clinica? Esatto. Psichiatrica? No, questo... No. Questo è un piatto, a mio parere, molto maschile. Sì. Nel senso che c'è la sostanza senza... non bisogna arzigogolare molto, due cose... molto buone, messe insieme e poi ci beviamo sopra un gran bicchiere di vino. Ok, vediamo chi se lo beve il bicchiere di vino su questa manche. Da 1 a 5, Pina, con la sua crespella farcita di luganica tostata e composta dolce alle prugne secche. 5, ti capisce, no? Sì. Non me l'aspettavo. Conoscendo i miei tre giudici. Piatto di Cesare che ha fatto la luganica appiastrata con la fonduta di toma e pomodori verdi saltati in padella. Voti altissimi. 15 on plane a 12 per Pina. Grazie. 27 Pina, 26 Cesare. Qui si diventa piccante la sfida. Allora, ultima prova. Tonno o uova e pomodori dovete presentare, non cucinare per il gusto, ma per gli occhi. Uova e pomodori? Sì? Sì. Ok. Sono le uova e i pomodori, gli ingredienti per il piatto della presentazione. Piatto di presentazione e perché no anche di riciclo. Tutti gli ingredienti li avete già di fronte a voi, quindi niente dispensa. Serve un piatto che sia bello, strutturato e anche ammaliante, cioè che faccia venire voglia di mangiarlo. Questi sono i tre criteri sulla quale la giuria darà il voto. Avete 6 minuti, via! Uova e pomodoro. Detto così, è difficile. Perché comunque l'uovo sodo
perlomeno a me, contraddicetemi pure, fa un po' triste. Ma è così buono? Sì, da presentare, no, sì, però. Soprattutto se l'uovo è buono sì. Però, sai, quando è freddo fa un pochino di scuro fra bianco e rosso, quindi è anche abbastanza difficile. Allora, Pina, mi dici cosa ci fai? Solo la... Allora. Solo l'idea finale? Sì, la mia idea è quella di... è un po' naif. Mm? Quindi ricorda qualcosa che ti richiama un po' i bambini. Poi ti faccio sì. Finire. Piatto di portata accanto al tagliere. Poi hai usato tutto lo spazio okay, per lavoro. Grazie, è vero. Tu hai l'aiuto ancora, se non erro. Sì, 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 e infatti posso? Vado. Sì. Simone? Sì? Mi taglieresti la zucchina, allora come... la Julienne? La Julienne. Perfetto. Puoi chiamarmi anche Simo, eh? Simo. Tanto non si arrabbia, okay, non so, okay. Amici. Grazie. Adagio, adagio. Visto? L'ho detto apposta. Appena esci dal binario un attimo... Allora. Ha mostrato con la mia presentazione è un po' naif e... insomma... Ok, è un po' richiama... naif, ok. Sì. Quindi che fai? Pensato di realizzare con l'uovo sodo, come dicevi tu, che sembrerebbe quasi un po' asettico, un po' così sì, poverino da solo, un fiore. Un fiore. Allora, queste sono le zucchine che io prediligo, anche se sono più storte, perché le zucchine, signori miei, in natura sono storte, sono bitorcolute, sono strane, non sono dritte, precise e lucide, e sono quelle che contengono meno acqua. Tu devi farci un effetto... cos'è, un fiore? Sì. Vuoi un effetto erbaceo? Sì, esatto. E taglio un bravo, po' in diagonale? Sì. Okay. Un po' devo simulare l'erba, ecco. Mi dite una cosa che non vi ho ancora chiesto. Sì. Che lavoro fate? Allora, io sono un'impiegata, lavoro presso il nostro ateneo a Palermo, Università di Palermo. Mi occupo, insomma, in amministrazione, una cosa interessante, un lavoro interessante che mi porta ad avere contatti con i professori ma anche con gli studenti. Capito Cesare? Sì. Ha contatti sì, con sì, i professori. Non ha importanza, anch'io sono professore, ha contatti anche con me. Le professori. Dammi il cinque, sei troppo forte, dammi il cinque, sei troppo forte. Allora... non l'ho mai chiesto, però oggi mi viene da farlo. Ma se, parlo seriamente. Se dovessi capitare a Palermo, mi invitate a pranzo? Sicuramente. Volentieri. Dai. Sicuramente. E non dovresti fare niente, però. Appunto, cuciniamo vi guardo. Noi. Io porto il vino. Sì, sì. Con piacere. Quando vuoi, ospite. Sì, non c'è. Voi avete figli? Sì. Due. Sì. Sì, sì. Maschio o femmina? Maschio o una femmina? Entrambi, entrambi. Entrambi. Sono... ah, ok. Sì. Quanti anni? Guarda, guarda come ha tagliato la cipolla. Tranquillo, tranquillo, io sono... Allora, Laura ne ha 19, Federico ne ha 22. Comunque, ritornando al lavoro, io sono architetto e mi occupo proprio di realizzare locali food. Ah, ecco, quindi siamo lì. Non ci provare perché io il ristorante non lo apro, quindi per ora no. Ma potresti aprire qualche altra cosa. Ma dire, senti che non ti si dice sa. Tu. Non si sa. Diciamo che era una sorta di velatura del tipo, ora te l'ho detto, ora la apri qualcosa, capisci? Allora, parliamo un attimo di ricette. Hai fatto un uovo al tegamino. Sì. E l'ho ritagliato. Adesso così. No, no, no. Finora no, no, ti ho fatto i complimenti. L'ho perché... ritagliato, dai, l'ho ritagliato. L'hai cioè, ritagliato fatto, con il coppa cioè, pasta. L'abbiamo fatto. Ha messo, giustamente... anche se visivamente magari non è il massimo, però quando si tagliano le uova così, per dargli un minimo più di consistenza se si va vicino al tuorlo, ha messo un attimo di coperchio in modo da far ricadere giù l'umidità e il calore, da velare, da patinare la superficie del tuorlo. Così rimane un velo di cottura, giusto un velo. Il pomodoro l'ha scavato, ci ha messo la maionese dentro, quindi una, il gioco degli ingredienti è... è classico quando c'è da mettere insieme queste due cose, con l'uovo. Però invece che, scusate, con la maionese, invece che sodo è al tegamino. 45 secondi. Qua invece Pina ha fatto una composizione floreale, tutta vegetale, che potrebbe essere abbinata, che ne so, con una salsina o anche con la maionese, tipo un pinsimone artistico. Perché no? Infatti, Simone, puoi spiegare una cosa...
secondo me è importante per quanto riguarda l'uovo sodo. Come si fa a fare l'uovo sodo perfetto che non faccia quella patina verdina tra l'albume e il tuorlo? Lo diciamo subito, avete 3 secondi per impiattare però, eh? 1, 0. Stop. Stop. Ecco, sono pronto. Stop. Ora vediamo di dirlo, visto che Fiammetta ha lanciato la cosa. Ok. Questi sono i piatti con le uova. Fiammetta vuol sapere come si fa a farlo senza lasciare la patina e noi ve lo diciamo, ma dopo la pubblicità. Eccoci qua, amici della cucina. Cuochi e Fiamme oggi ha avuto come ospite una coppia palermitana, Pina e Cesare. Sono vicini, Pina conduce 27 a 26, ultima prova, presentare le uova con i pomodori. Questo è il piatto di Pina, una sorta di pinzimonio che tiene in alto una corona di uovo. Allora, sembra un quadro effettivamente questo, è meraviglioso, molto ben curato e qui l'uovo è stato rappresentato come un fiore in un giardino floreale, però potrebbe essere anche un sole. Davvero molto bello. C'è la rosellina e il funghetto. Sì, col pomodoro. Aggiungo le straordinarie parole di Chiara Masci, questa julienne di zucchine che rende veramente bene. Sì, più o meno, fatta in diagonale per dare questo effetto così. È una julienne diagonale, alla diagonale, appunto, che è... Esatto. No, questa... Ok. Ottimo. Allora, diciamo la cosa dell'uovo, che dicevamo giustamente prima, che non è così facile come dicono. Fiammetta mi diceva che lei lo mette in acqua, lo porta a ebollizione, poi spegne e lo lascia arrivare a far diventare sodo. Magari perché ha piuttosto mano, perché comunque più lo tenete dentro, più si cuoce. Quindi da ebollizione, da acqua bollente, uova a temperatura ambiente, non va troppo cotto. Quindi arrivate a 8-9 minuti massimo, togliete e raffreddate l'uovo e non lo conservate. Senti, questo sarebbe molto carino anche se il tema fosse stato, anziché l'uovo, il pinzimonio. Pensa con 2 gambi di sedano, 2 zucchine e 2 cosine di pomodoro, che cosa puoi fare di carino, no? Che uno dice. Questo a me ricorda più che un fiore una girandola. Vogliamo dire che forse ci voleva più pomodoro, un cuore di pomodoro qui. Però, insomma, ecco. Bel quadretto, anche familiare tra l'altro, della sfida di oggi. Su piatto trasparente, la versione di uova e pomodoro di Cesare. Allora, questo a differenza del precedente è meno artistico ma fa molta più gola ovviamente, perché quest'uovo perfettamente ritagliato quasi, è splendido anche l'uovo, cotto molto bene, e qui ovviamente molto più protagonista il pomodoro che fa da quasi contenitore, sotto ci sarà una maionese, immagino una salsa di accompagnamento, molto bello, essenziale, colori molto semplici, la scelta di questo piatto assolutamente indicata perché... si esaltano anche qui tutti. Anche perché il nostro tavolo è nero, ma se lo vedete su tovaglia bianca. Certo. Allora, per essere proprio fiscali, diciamo che qui appunto la sfida è stata più centrata, cioè proprio uova e pomodoro. Eccoli qua, in primo piano, sotto di noi, sotto i nostri occhi. Devo dire che questo in un solo morso non ci riesco. Non devi farlo, no, ci sono le posate. Facevo la briciola, così no, se era uno un po' più piccino era proprio, era un attimo. Lo fai, pomodorino, pacchino e esatto, uovo di quaglia. Perché dentro sì, magari ci mettiamo una magnifica sorpresa di tuna. Fategli un applauso, lo volevo dire io. Bravo, bravo, bravo. E quindi sta migliorando visibilmente. Grazie a tutti e a voi, amici. Grazie anche a Fiammetta, certo, e Chiara che ti tengono in mezzo. Esatto, incatenato. È molto giusta anche la scelta del pomodoro così perfettamente rotondo, no? Perché scanalato in maniera molto attenta, con questi puntini che sono anche molto sud, questi capperi. Sì, molto Santa Rosalia. Molto Santa Rosalia. E poi si taglia il pomodoro e l'uovo si apre e con il contenuto fa un piatto completo con un pezzettino di pane. È una presentazione geniale,
per i piccoli brunch e per gli aperitivi, benissimo l'idea piccolo pacchino con l'uovetto di quaglia. Allora, hai dato un'idea. Grazie. Ne diamo tante a voi a casa, ora però vi diamo i voti. Prima Pina, 27 a 26 la situazione, conduce lei, voti da 1 a 5 con gessetto rosso. X. Stai imparando. Ecco. Per poi passare al marito, Cesare. Furbetto, per 15 a 12 vince la mano Cesare. Grazie. 31 a 39, t'ha fregato. 41 a 39, scusate. Ma sapete perché sono felice? Perché direi a lui, porti a casa il kit di fuochi e fiamme, ma tanto lo usate insieme. Appunto. Posso? Prego, è canonico, guarda, Venite con me, vai, così poi vado a pranzo da voi. Guarda quante ricette, state con noi a pranzo, a cena e anche per il brunch. Sto facendo dei complimenti molto sinceri perché non sempre c'è questa freddi anche in cucina. Precise e poi trovate gli attrezzi. A loro piace meno, sono più spettacolari.